Ciao amici, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per i tanti commenti di sostegno, insomma, veramente di incitamento che mi avete scritto sulla mia pagina dopo che vi ho detto che appunto si sarebbe tenuto oggi questa prima udienza, Sala versus Morelli, per una questione che è una questione che ha toccato gli interessi di Milano, ma ha toccato gli interessi del paese, esattamente gli interessi di quella lì dietro, che è la Scala di Milano, e del comune. Perché? Perché nel 2018, sostanzialmente, dicembre 2018, inizi 2019, cosa succede? Il sindaco Beppe Sala cerca di tacitare un'azione che l'allora sovrintendente alla Scala, cioè il dottor Pereira, voleva fare. Qual è? Fare entrare nel CDA della Scala di Milano, quindi di uno dei biglietti da visita di questo paese, uno dei teatri più famosi al mondo, un componente del governo saudita. Il governo saudita che, come sapete, è stato al centro di vari dibattiti, polemiche internazionali, insomma, per una questione abbastanza strong, e cioè, vi ricorderete il caso Khashoggi, e cioè che in un'ambasciata saudita è stato ammazzato e fatto a pezzi un giornalista, poi buttato i resti, poi sono stati sciolti nell'acido. E i sauditi, giustamente, dal loro punto di vista, cercavano qualcuno che in qualche maniera gli ripulisse la faccia. Eccoli, hanno bussato e insomma, con una dazione, con un investimento come sostanzialmente un sostegno alla Scala di Milano di 3 milioni, lo statuto permette di entrare nel CDA. Tutto questo, dicevo, è stato esposto sulle pagine dei giornali in quel periodo. Io ho fatto una mia campagna politica contro questa iniziativa perché l'ho ritenuta da subito un'iniziativa da fuori di testa. Come cacchio fai ad accettare che nel principale teatro del mondo ci sia un rappresentante di un governo che ha quei fatti sulla coscienza e che tutto questo sia di fatto un investimento da parte dei sauditi per, come dicevo, ripulirsi la faccia. Chiaramente tutto questo è finito in sotto. Ha cercato Beppe Sala di farlo finire sotto silenzio. Io dal punto di vista politico ho sempre fatto le mie critiche. Soprattutto perché guarda, in questo comune, guarda cosa c'è scritto là, verità per Giulio Regeni. Quindi capite perfettamente che, e questo è il comune di Milano, capite perfettamente che per uno come Sala, che appunto assieme a tutti noi ha voluto quello striscione, verità per Giulio Regeni, un giovane ammazzato, trucidato in modo truculento e violento. In Egitto, un italiano, beh, è chiaro che è difficilmente comprensibile al milanese, al cittadino medio, soprattutto all'elettorato di Beppe Sala, uno di quelli che adesso fa parte dei Verdi, l'unico atto di coerenza di Beppe Sala nella sua attività politica, visto che è entrato in comune con il centrodestra e Letizia Moratti, poi è diventato amministratore delegato di Expo, anche grazie a Letizia Moratti, mai ringraziata peraltro da lui pubblicamente. E in seguito si è candidato col PD. Beh, l'unico atto di coerenza politica, dicevo, è stata quella di fondare i Verdi europei proprio qui a Milano, perché evidentemente per coerenza, essendo l'unico, si vuole sentire un bel panda, che è coerente con i Verdi. Comunque, a parte le battute, Salami, dopo che faccio questa azione politica, e chiaramente con dei toni accesi, evidentemente, l'ho sgamato in pieno. Volevano nascondere tutta questa operazione. Il CDA della Scala si è riunito più volte e, secondo quanto dicono i giornali, ha trattato quel caso. Beh, Beppe Sala, che cosa pensa bene? Dopo che faccio un banner di gioia, perché alla fine, dopo le mie denunce, dopo quello che dicono i giornali, dopo tutto quello che stava montando nell'opinione pubblica, cosa fa Beppe Sala? Mi querela. E certo, è coerente se ci pensate, perché come uscire dall'impasse politica, dal cul-de-sac dove si era infilato
nel tentativo di zittire tutti quanti su questo argomento, se non querelando, quindi facendo passare per cattivo il cattivone leghista che ce l'ha con Sala, che invece è aperto, è buonista, è pronto ad aprire le braccia al prossimo. E infatti, guarda, qua c'ho, lo vedi? C'ho udienza preliminare, insomma un banner, questa è, diciamo, l'accusa di Sala, dal contenuto offensivo della petizione di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in quanto allusivo ad un interesse personale occulto, mai detto questo. Questo era un interesse politico, non occulto, ma del tutto evidente, nel nascondere un'azione che era in atto, in corso, da parte del CDA della Scala, di cui Beppe Sala, in quanto sindaco di Milano, è presidente del CDA, quindi non poteva non sapere, e anzi era perfettamente a conoscenza di tutto quanto. Vabbè, legato a un'operazione di finanziamento del teatro alla Scala, ossia la restituzione della donazione di 3,1 milioni di euro al ministro saudita. Ecco, te lo scrive pure lui che c'era questo finanziamento nei confronti della Scala, mai detto che fosse ci fosse un intrallazzo, ci fosse una gestione, ci fossero un interesse personale economico da parte di Sala, ma sì, e questo lo rivendico con forza, un interessamento politico, perché ha cercato di tacitare questa operazione scandalosa, vergognosa, sulla quale io ho fatto interrogazioni parlamentari, interrogazioni in consiglio comunale, alle quali nessuno mi ha mai risposto, peraltro, piccola parentesi. Ho chiesto l'accesso agli atti per i verbali del CDA della Scala, mi sono stati negati da un avvocato consulente della Scala stessa, quindi la Scala paga un avvocato, quindi noi, anche noi, paghiamo un avvocato per impedire a un consigliere comunale e a un parlamentare di fare il suo doveroso compito di sindacato ispettivo. Questa è la realtà. Oggi c'è stata l'udienza. E la cosa più interessante che è venuta fuori, che è stata rimandata, poi vedremo come andrà a finire tutta questa questione, lasciando stare i rapporti di Sala in generale, l'avvocato di Sala dice: ma il Morelli, che è parlamentare ed è anche consigliere comunale, non è che può mettersi il cappello del consigliere comunale votato dalla gente, grazie ai voti dei milanesi, e poi il cappello del parlamentare votato dalla gente, votato dai milanesi e non solo, perché sennò quello non è un cappello, è un sombrero. Cavolo, simpatico. Quindi, secondo la tesi dell'avvocato di Giuseppe Sala, se parli di Giuseppe Sala devi stare attento, perché non puoi fare il consigliere comunale eletto dalle persone, quindi ti devi svestire dal tuo compito per il quale i milanesi ti hanno votato, e quindi di fare il sindacato ispettivo da consigliere di opposizione della Lega, e non puoi fare, altrimenti non puoi fare il parlamentare eletto a Milano, perché la Scala non ha un interesse, una valenza nazionale. Capite che è una cavolata? E sono un signore, almeno io sono un signore. È una cavolata, da tutti i punti di vista. Cioè, chiaramente io sono un parlamentare e svolgo il mio mandato con le tutele costituzionali e con i diritti e doveri costituzionali. Altrettanto sono un consigliere comunale che svolgo il mio atto di sindacato su mandato dei milanesi. E il mandato di Giuseppe Sala, da sindaco di Milano e da presidente della Fondazione della Scala di Milano, non dovrebbe essere quello di nascondere alla cittadinanza, ai milanesi, a chi investe nella Scala, a chi crede nella cultura di questo paese, nascondere un'operazione che, diciamo, ha dei risvolti anche di geopolitica di una gravità assoluta. Perché è chiaro che è evidente che solo pensare che nella Fondazione alla Scala possano arrivare direttamente, quindi non a Sala,
ma alla fondazione alla Scala possono arrivare direttamente dei fondi del governo saudita proprio in quella fase e non di un terzo, dello sceicco, di chi cavolo credono, già questo ha un risvolto di una gravità inaudita. Purtroppo non l'hanno, anzi, purtroppo capendo perfettamente la gravità della situazione e dell'operazione che stavano facendo, scusate, hanno cercato di nasconderla fino all'ultimo, ma sono stati sfortunati perché c'era un consigliere comunale che contestualmente, guarda caso, era pure parlamentare, che ha cercato sia in Consiglio Comunale a Milano che a Roma di fare luce rispetto a questa realtà. Una realtà che poi, ve la chiudo, si è conclusa così. I soldi dei sauditi, la fondazione della Scala è stata costretta a restituirli ai sauditi e l'operazione non si è conclusa. Quindi alla fine avevo anche ragione. Hai capito? Quindi alla fine, riconoscendo la gravità della situazione, hanno pure fatto tutti quanti un passo indietro. Dunque, è chiaro che, ed evidente, che la volontà politica del sindaco è stata quella di querelarmi per, diciamo, altro che mettere la mascherina, per mettere il bavaglio politico nei confronti mio e di tutti i consiglieri comunali, perché insomma qualcuno di voi oramai mi conosce, ha un carattere abbastanza grintoso e non è un problema, affronto anche questa che è un atto gravissimo da tutti i punti di vista, quello personale, quello umano, quello politico, ma non c'è problema. Ma è evidente che altri consiglieri comunali di centrodestra in questa fase possono essere molto preoccupati del fatto di avere un rappresentante in questo momento che, se gli dai fastidio, se come ho fatto io fai il tuo lavoro per bene, che cosa fa? Ti querela. È un problema, perché chiaramente devi andare in tribunale, devi prenderti un avvocato e insomma potete capire che è comunque, poi una volta che entri in tribunale, come sapete, però stavolta vale anche per lui, Sala, perché sa come entra in tribunale, ma non si sa come ne uscirà, perché a questo punto sarò io a chiedere di poter visionare, visto che me li hanno negati attraverso un avvocato consulente della Scala, i verbali del CDA, dei CDA della Scala, di quei verbali, di quelli tra virgolette incriminati. Sarò io a voler vedere se realmente Sala ha nascosto tutto quanto o no. Sarò io a quel punto a valutare assieme ai milanesi se sia diciamo giusto che il sindaco di Milano nasconda ai suoi concittadini un'operazione di quella valenza, nasconda al Consiglio Comunale, all'opinione pubblica. Se fosse stata una figata, sarebbe stato lui a doverlo dire per primo ai giornali, no? A dire: guardate, addirittura 3 milioni di euro ci arrivano dal governo dell'Arabia Saudita per far entrare nel CDA del più bel teatro del mondo, il più famoso teatro al mondo, questo qua, la Scala di Milano, un componente del governo saudita. Perché non l'ha fatto, se era così una figata? L'abbiamo sgamato in pieno, beccato in pieno, l'abbiamo denunciato pubblicamente attraverso i media, attraverso i miei interventi in consiglio, attraverso le mie interrogazioni parlamentari, e oggi la reazione è stata una bella querela. Eccola qua. Vabbè, non c'è problema, come dicevo abbiamo le spalle larghe, andiamo avanti. Ma questo è il metodo della sinistra, eccolo il metodo della sinistra: se non riescono a tacitarti, o provano a metterti paura quando fai per bene il tuo lavoro e quindi li sgami, proprio li sgami in pieno, perché questo è quello che è successo, o provano a metterti paura in questo modo, perché comunque una situazione come questa crea tensione in Mario Rossi, che fa per bene il suo lavoro. Poi peraltro su un caso di cui mi dispiaccio, perché qualcuno ha detto che Sala ha mal interpretato, alcuni altri mi hanno detto che è in pura malafede. Io non lo so,
ma io certo mai l'ho offeso, certo mai ho pensato che ci abbia guadagnato di suo dei soldi, certo ha cercato di guadagnarci dal punto di vista politico, nascondendo soprattutto al suo elettorato, a quella sinistra così legata alla cultura con la K, alla cultura e alla scala, a quella sinistra così legata ai diritti civili, quella sinistra che assieme a noi ha voluto proprio questo, guarda, questo qua, questo, lo striscione per Giulio Regeni, e poi ha cercato invece di far entrare lì dentro, quelli che, i rappresentanti di un governo, accusato a livello internazionale di aver non solo ammazzato in una propria ambasciata una persona, ma di averla pure sciolta nell'acido. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Comunque, l'unico tribunale al quale noi chiameremo sala sarà quello delle elezioni, il prossimo ottobre. Chiaramente nel mio ruolo oggi di viceministro io sto lavorando per la mia città, perché io sono eletto qua, glielo devo ricordare, signor Sala, sto lavorando per la mia città, perché nel PNRR, in tutto, in tutti i progetti, i piani, anche Milano chiaramente sia protagonista, e lo sto facendo, lo faccio tutti i giorni, l'ho fatto 2 anni fa portando a casa un emendamento da 900 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana tra Milano e Monza. Atto definanziato purtroppo quest'anno proprio dal governo giallorosso, ma che noi, sul quale noi ritorneremo, purtroppo ci sarà almeno un anno di ritardo, ma cosa ci vuoi fare? D'altronde loro contano, ma quindi tranquilli, perché noi, io non porto rancore per nessuno, questo è il modo di fare politica di certa sinistra, questa è la sinistra, questo è il modo di far politica della sinistra, che se non riesce a combatterti, e in quell'occasione era talmente, diciamo, inserito in un cul-de-sac che non poteva fare altro che rilanciare annunciando una querela, poi è diventata realtà, nei confronti del cattivo leghista, per fare un'operazione di distrazione di massa, cosa che allora ha funzionato, ma che oggi, di cui oggi i nodi torneranno presto al pettine. Ci vediamo per la prossima puntata. Ciao.